Abbiamo il piacere di avere con noi Massimo Scaglione, regista del film La moglie del sarto con la grande Maria Grazia Cucinotta, che è stato presentato qui a Toronto dall'Altra Italia, che ha riscosso il plauso del pubblico e che apre nuove prospettive al qui presente regista Massimo Scaglione. Intanto dicevo che prima di tutto grazie a chi ha organizzato questo evento molto bello e soprattutto ho visto una partecipazione straordinaria. Solitamente le autoproclamazioni non sono ben accette, ma io devo constatare che alla prima serata era un pubblico di italiani in prevalenza, era pieno, ha accolto benissimo, e la seconda serata, eccetera, eccetera. Il film io l'ho ambientato in Calabria anche perché comunque è un luogo magico, dove ho ambientato Praia a Mare, Scalea, Amantea, Belmonte, Diamante e Fiume Freddo, Bruzio. Sono dei posti incontaminati, Stanno vedendo una nonostante sceneggiata. la mano umana tenta un po' a distruggere la natura, ma diciamo che lì un po' la natura si è fermata. Ci sono questi borghi cinquecenteschi e medievali bellissimi che sono serviti ad essere il contenitore di questa storia dove diciamo il centro del racconto è l'uomo e la continuità alla vita, ecco, vista attraverso gli occhi di una donna che è appunto Maria Grazia Cucinotta, attraverso la sua sensualità, attraverso la sua meridionalità, perché Maria Grazia è una siciliana, siciliana d'oro. Massimo Scaglione, qual è il messaggio di questo film che è ambientato in Calabria negli anni 60? Il film ha una tematica abbastanza normale, cioè quella che però insomma, ormai abbiamo dimenticato, cioè mette al centro dell'universo, rimetto attraverso il film l'uomo, l'uomo si è dimenticato dell'uomo e metto la donna, la procreazione, la continuità, la vita attraverso un gesto grande che fa questa madre. Stai pensando alla possibilità di produrre, di realizzare un film qui a Toronto, che possibilmente parli di emigrazione? Guarda, io credo che tu abbia forse o avuto una soffiata o hai anticipato un po'. Sì, io sto pensando di fare un film, cioè di fare già scritto e finanziato in parte dalla parte italiana, e un film, il prossimo film si chiama In viaggio con l'indiana e la pensionata ed è ambientato in parte in Italia e in parte in Canada, diciamo nella Little Toronto, Little Italy, insomma, dove c'è in prevalenza le usanze, le dicotomie italiane trasferite qui in Canada. E questo film in parte è girato e diciamo è palleggiato tra Toronto e l'Italia, da Roma in giù. E il film appunto è ambientato in parte nella piccola Italia di Toronto, anche se ancora non abbiamo deciso, dipende anche dalle risorse economiche, se farlo a New York, a Brooklyn o farlo qui nella piccola Italia. E questo è anzi quasi un messaggio che io voglio lanciare, e dove c'è questa moglie con la figlia che si deve sposare, che aspetta questo marito che invece ha lasciato qui la moglie che è parrucchiera e lui è andato in Italia, dove vuole fare il produttore di cinema. In realtà la moglie è disperata perché deve sposare questa figlia e non gli arrivano i soldi. Ringraziamo Massimo Scaglione, regista del film La moglie del sarto con Maria Grazia Cucinotta ed altri eccellenti artisti del cast. E speriamo di vedere questo film anche al Italian Contemporary Film Festival, il festival della cinematografia italiana presentato dall'Altra Italia. Io ringrazio voi e ringrazio chi mi ha invitato, l'organizzazione appunto L'Altra Italia, De Florentis, Essenziale, Magnifico, si deve richiedere insomma tutti l'impiego quelli che di più. collaborano, ho visto che è un team molto affiatato e mi auguro veramente di ritornare sia per giugno sia per soprattutto forse venire a presentare il film distribuito in Canada. Grazie Massimo Scaglione e tanti tanti auguri per il prossimo film.